Buonasera, da questo punto di vista io mi unisco a un grandissimo saluto e un abbraccio forte al professor Pier Mario Biava per questa presentazione per gli studi e per questo film che gli rende merito e omaggio con l'introduzione di Ervin Laszlo, che è qualcosa di veramente toccante. Anche il professor Burgio e Burigana hanno fatto un intervento veramente toccante su quello, prof, che sono stati i tuoi studi e che adesso ci appresteremo a presentare. Non so se vuoi fare un saluto e poi cominciamo. Prof, dovresti aprire il microfono. Ecco, Perfetto, si perfetto. sente adesso? Sì. Dicevo proprio, se puoi fare un saluto prima di cominciare No, la. sì, ma anzi, Stefano, mi hai messo un po' in imbarazzo perché io non pensavo tu proiettassi il film. Mi sembra tanto, ma insomma, comunque ringrazio tutti quelli che hanno avuto pazienza. Ne ho visto solo un pezzettino. Comunque il film, appunto, sul sito di Vita 365 si trova in forma completa, anzi non è proprio completa, è un teaser, comunque è sempre un film che dura una mezz'oretta, però ci sarà una versione più lunga che questo bravissimo regista, che è Thomas Torelli, ha fatto e che sta portando ai vari festival del cinema in Italia. Quindi mi sono trovato una volta a Firenze in una sala con la proiezione di questo film, sono rimasto un po' male, per la verità. Non me l'aspettavo, Va bene, prof. Diciamo che poi avranno Sì, modo tutti gli ascoltatori poi di vederlo. io non merito tanto, voglio dire. Comunque è stato fatto e va bene Certo, così. certo. Beh, comunque adesso entriamo un attimo nel dettaglio di quella Sì. che è la presentazione, porterò avanti io come da programma lo stato dell'arte e poi appena terminerò ci concentreremo, ti concentrerai come ci siamo detti su quella Sì, che sarà esatto. Sì. le nuove frontiere. Quindi ecco, Benissimo, dai. dopo questa intro veramente, veramente toccante, entrerei un attimino nel dettaglio e raccomando, tutti quelli che hanno poi delle domande, dei quesiti, possono riferirsi a Equipe Biava Clinica, chiocciolavita365.it. Raccoglieremo tutte le domande. Quello di stasera è un intervento breve, che ha la funzione un po' di andare a presentare le nuove scoperte, ma siamo a disposizione per qualsiasi dubbio o necessità clinica o di approfondimento, creando poi anche dei gruppi di lavoro privati per i dottori che vogliono approfondire. E chiaramente poi le informazioni di base si trovano anche sul sito vita365.it anche. Io parto con la condivisione dello schermo, proprio per la presentazione. Eccoci qua. Allora, ecco allora, da questo punto di vista, a tutti gli ascoltatori ci saranno medici, ci saranno persone che non sono del settore medico. Cercheremo di affrontare la conversazione da un punto di vista trasversale, nel quale chiaramente possiamo di fatto toccare un po' tutti i punti, però al tempo stesso non lasciare nessun ascoltatore indietro e lasciando poi, come ci siamo detti, le domande alla fine o, se abbiamo un po' di tempo, eventualmente anche a Equipe Biava Clinica, chiocciolavita365.it. Ci tengo a specificare una cosa, che tutte le patologie complesse, ormai da circa 20 anni, iniziano ad avere un'origine comune, come poi nel film spiega molto bene anche il professor Ernesto Burgio. Sostanzialmente all'origine della perdita dell'equilibrio assistiamo a un'attivazione immunitaria. Ne parliamo spesso nella ricerca, ma che cosa accade? Qualunque evento turba un normale equilibrio nostro, fisiologico, può attivare una difesa. Questo può essere un farmaco, può essere uno stile di vita, può essere un alimento, ma può essere anche un'emozione, perché dopo pochi secondi che noi attiviamo il distress, quindi un'emozione negativa, noi siamo in grado di misurare un'impennata dell'attività immunitaria. Di fatto, quando si attiva il sistema immunitario, chiede un sacrificio alle nostre cellule. L'abbiamo caratterizzato veramente molto bene da un punto di vista molecolare. Diciamo che il sistema immunitario produce una serie di sostanze che sono in grado poi di andare a attivare
degli adattamenti cellulari. Primo di tutti, vengono prodotte delle sostanze che vengono immesse in circolo e comunicano l'allerta. In ambiente di ricerca le chiamiamo interleuchine. Sostanzialmente queste interleuchine comunicano l'allerta e tutto il corpo risponde a questa allerta, riducendo la performance. Noi questa performance la calcoliamo con un indice che afferisce ai sintomi vaghi e specifici che ci dicono come il sistema sta rispondendo. Di fatto però che cosa accade? Che le cellule vengono private dell'ossigeno. Quindi senza ossigeno le nostre cellule vanno incontro a un riadattamento. Questo è molto interessante perché nel libro che il professor Biava ha scritto, in America si chiama Information Medicine, in Italia si chiama Guarire, viene chiamata early crisis, una crisi iniziale a cui le cellule tentano di rispondere. Senza ossigeno le nostre cellule non correggono più gli errori, non attivano più la loro difesa antiossidante e non toccano più i grassi, usano solo gli zuccheri. Questo, se vogliamo spiegarlo per i medici presenti, deriva da un aspetto, che il sistema immunitario innato attiva un enzima che si chiama l'eparanase, che va a clivare l'eparina, crea un'ipercoagulazione del microcircolo e questo attiva di fatto una riduzione della cessione di ossigeno alla cellula, un'attivazione dei fattori di carenza di ossigeno, che sono poi quelli che attivano a valle l'infiammazione, ovvero la risposta di adattamento cellulare all'infiammazione. Sostanzialmente la cellula per un certo periodo si adatta, dico sempre un po' come noi 3 anni fa al lockdown, abbiamo resistito per un certo periodo, è chiaro che se poi le condizioni permangono, quel sacrificio metabolico non può più proseguire, ci deve essere una vera e propria genome catastrophe, una vera riprogrammazione. Simultaneamente centinaia di geni vengono regolati e questo chiaramente impone al network cellulare di essere completamente diverso ed è quello che poi andiamo a chiamare malattia. Se vogliamo semplificarlo, possiamo avere due grandi origini di questa degenerazione. La prima, in cui questa cellula accelera i processi di invecchiamento e va incontro a una necrosi, e lo vediamo nell'Alzheimer, nel Parkinson, nella sclerosi, oppure un processo in cui la cellula non invecchia, dove non si differenzia ma nemmeno si non muore ma nemmeno si differenzia, della cellula tumorale che ha una somiglianza notevole con le cellule tumorali. Infatti, se poi le andiamo a analizzare bene, ci sono diversi studi che lo hanno dimostrato, effettuano lo stesso identico metabolismo. Un aspetto altrettanto importante è quello della metastasi, perché noi la chiamiamo metastasi del punto di non ritorno di un processo neoplastico, è quello che normalmente noi avviene nei nostri processi embrionali che chiamiamo epithelial to mesenchymal transition. Quindi sembra proprio che questa cellula recuperi un'informazione ancestrale, un'informazione da bambina, e quindi sviluppi quel network, con una grande differenza però. La differenza è che mentre la cellula staminale è immersa in un ambiente, chiedo scusa agli ultimi che sono entrati di chiudere il microfono, grazie. Mentre la cellula tumorale è immersa in un ambiente infiammatorio, quella staminale invece è immersa in un ambiente in cui la vita genera quei fattori che gli permettono la differenziazione in diversi step. I primi giorni, il primo sicuramente è quello che porta da una cellula a 252 cellule, che sono i nostri tessuti. Sostanzialmente sono diverse fasi, ognuna di queste fasi è in grado di poter coordinare un determinato tipo di... Le slide non vanno avanti. Adesso le muoviamo le slide, non vi preoccupate, adesso le muoviamo. È una piccola introduzione. Da questo punto di vista, quindi tornando un attimino all'argomento specifico, questa cellula tumorale sostanzialmente sviluppa un metabolismo completamente diverso, un metabolismo completamente riadattato, e quei fattori che vengono prodotti all'origine della vita sono in grado, se portati a ridosso di quell'ambiente, chiaramente coordinarne il network differenziativo e quindi riprendere il loro percorso fisiologico, tant'è che alla fine o vanno in apoptosi o muoiono quelle cellule o si differenziano completamente. Se volessimo entrare in un dettaglio un po' più specifico, le prime due fasi di differenziazione nella nostra embriogenesi sono dovute, aumentano il numero di cellule staminali sostanzialmente disponibili, le ultime tre ne favoriscono la differenziazione. E questo per avere una visione d'insieme anche poi nelle terapie che parleremo e quelle che spiegherà il professore. Un ultimo passaggio, prima poi di passare alla spiegazione, all'approfondimento attraverso le slide, è che quando noi consideriamo queste scoperte in un'ottica più ampia, è vero che ci sono dei risultati che ci stanno dando ragione, ma ben oltre ogni aspettativa, perché il 1 febbraio abbiamo pubblicato un lavoro sulle ipoacusie neurosensoriali, 41 pazienti sordi, 37 hanno recuperato l'udito, quindi siamo davanti a dei dati che la medicina
non ha mai osservato. Ma queste scoperte, come dico al professore, per questa la grandezza del professore, aver donato alla medicina una visione diversa, ampliata, dove l'ambiente intorno alla cellula, l'ambiente è in grado di poter coordinare l'espressione fenotipica del nostro DNA, il comportamento della cellula. Questa è l'epigenetica. Quindi con queste scoperte il professore ha indicato a tutta la medicina la strada nuova da seguire nella ricerca, che è quella di incidere su quell'ambiente che è in grado di poter determinare delle nostre cellule. Citando i fattori che sono all'origine della vita, possiamo partire dal punto più importante, dal codice che la vita stessa utilizza per poter differenziarsi e manifestarsi così come la conosciamo, perfetta da milioni di anni. Io inizio una breve carrellata delle informazioni che vale la pena sicuramente conoscere. Da questo punto di vista, poi ripeto, le domande le lasciamo eventualmente alla fine o a Equipe Biava Clinica, @vita365.it. Questi, diciamo, sono i fattori di differenziazione, sono più di 70 isolati e studiati e dimostrati presenti che intervengono nella differenziazione, sono chaperonine, sono comunque peptidi, sono molecole proteiche, se vogliamo chiamarle così. Da questo punto di vista le possiamo considerare vere e proprie peptidi, li chiamiamo peptidi. Entrando nel dettaglio un po' più clinico della presentazione, qui vediamo il primo esperimento fatto sulle cellule di glioblastoma. Vediamo nella curva gialla le cellule trattate e invece nella curva blu i controlli. Chiaramente vediamo che c'è una netta differenziazione, c'è cioè una differenza netta nella proliferazione nel numero di cellule. Stessa cosa che osserviamo anche nelle cellule di melanoma, che sono tecnicamente quelle che rispondono un po' meno, le vediamo rispondere sia a 24 che a 48 ore. Questo è il carcinoma mammario, dove si osserva la stessa curva di diminuzione, quasi una stabilizzazione. Stessa cosa nella leucemia linfoblastica. E questo chiaramente lo troviamo nella leggenda che potete osservare chiaramente nella condivisione. Questo è l'adenocarcinoma renale, abbiamo sempre in questo caso da 24 a 48 ore una risposta. Questo chiaramente ci pone davanti a un quesito, ci pone davanti a un aspetto estremamente interessante, cioè che è quello di dire, noi negli studi, tutti gli studi che abbiamo fatto in vivo e in vitro ci mettiamo davanti a questi dati. Oggi dobbiamo avere la capacità di comunicarli in maniera scientifica, in maniera seria, in maniera coordinata, perché quello che vediamo è un qualcosa che tante persone là fuori purtroppo non conoscono. La medicina tutta sta cambiando proprio nell'approccio e dobbiamo considerare che questi numeri che stiamo descrivendo sono la sintesi di alcuni processi che poi nella clinica verifichiamo con dei numeri veramente importanti. Scorro ancora in maniera estremamente veloce, proprio per dare una fotografia degli aspetti più importanti. Questo è un esame istologico, insomma, che ci fa vedere, una citofluorimetria ci fa vedere i livelli di proteina P53, che è il guardiano del DNA, è quello che corregge gli errori, mettiamola così, è quello che quando si attiva la cellula si differenzia o se fa errori muore, è quello che se si disattiva si attiva la proliferazione incontrollata. Vediamo una sezione cellulare neoplastica di glioblastoma, in questo caso la vediamo trattata dopo i fattori di differenziazione, che è qualcosa di straordinario. Vediamo l'attivazione della proteina P53. Questo significa controllo, questo significa differenziazione, questo significa riduzione del processo di proliferazione incontrollata. E questo è uno dei bersagli in cui i fattori lavorano, cioè la prima cosa. Il primo effetto che verifichiamo a livello cellulare dei fattori di riprogrammazione è dare la via ai processi di regolazione degli errori, di correzione degli errori, la proteina P53. Il secondo livello di intervento che i fattori danno è, lo chiamiamo a livello post-traduzionale, ovvero la proteina del retinoblastoma, che ha un nome molto strano per chi non è del settore, in realtà regola il ciclo cellulare, è il guardiano che dirige se la cellula deve proliferare e quanto. Bene. In questo Western blot, per i dottori che stanno osservando, la fascia A ci fa vedere lo stato di iperfosforilazione di questa proteina, lo vediamo proprio qui, lo indico a questo livello. Dopo il trattamento con i fattori c'è una disattivazione completa, la chiamiamo defosforilazione, e quindi il ciclo cellulare si interrompe, o comunque viene modulato in maniera non proliferativa.
Questi sono i primi dati fatti sul carcinoma mammario, sul carcinoma polmonare, e vediamo i controlli e i casi trattati, vediamo proprio una riduzione netta della massa tumorale. Questo è un grafico che il professore tende sempre a specificare, ma ne abbiamo parlato anche un attimino prima. In questo grande caos che è la cellula tumorale, possiamo stabilire comunque un ordine ben chiaro in cui questa cellula a vari step si adatta fino poi adattarsi al livello primitivo, che è quello della cellula staminale. C'è stato vinto anche il Nobel quest'anno della fisica su questo ordine nel caos dal professor Parisi, che chiaramente richiama indirettamente questi dati. E concludo questa breve sezione prima poi di passare la palla al professore, una sezione tomografica di un epatocarcinoma. Vediamo qui con la freccetta, come indica, una presenza neoplastica, una presenza indifferenziata. Passando dopo il trattamento con i fattori, non si vedeva nemmeno più la lesione, si vedeva una completa rigenerazione del tessuto. E questo chiaramente uno dei primi studi che poi aprì la strada a quelle ricerche, a quelle scoperte che hanno portato fino ad oggi ad applicare queste scoperte, questa metodologia in maniera trasversale. Ma questo è sinceramente straordinario quello che è stato visto, al punto che chi ha condotto questi studi, il prof compreso, le prime volte si stropicciavano gli occhi, perché è una cosa effettivamente quasi incredibile, obiettivamente. Scendendo poi nell'ultima slide che volevo condividere, questa è la curva di sopravvivenza che è stata osservata con pazienti con epatocarcinoma in uno stato intermedio avanzato, e vediamo al bianco i pazienti che non sono stati trattati, e vediamo invece con il rosso i pazienti che sono stati trattati. In alcuni casi c'è stato anche un recupero completo, e questo chiaramente proprio nella logica dello stato dell'arte vuole essere una presentazione base che permetta a tutti, medici e non, di poter capire quello di cui stiamo parlando, la portata delle scoperte che stiamo descrivendo, il bisogno morale che abbiamo di condividerlo. Aggiungo che i fattori di differenziazione non mostrano effetti collaterali, perché sono il codice che la vita utilizza, non l'abbiamo mai verificato in più di centinaia di studi. Non danneggiano la chemioterapia, anzi la supportano. Gli studi che abbiamo fatto sul 5-fluorouracilo, ad esempio nel calcolo del colon retto, solo il 5-fluorouracilo riduceva del 38% la proliferazione tumorale, il 5-fluorouracilo è un chemioterapico, con i fattori il meno 98%. E ancora di più, i fattori chiaramente possono essere utilizzati anche in chiave preventiva, e chiaramente gli ultimi studi in oncologia molecolare hanno dimostrato che bloccano proprio quella che abbiamo definito prima epithelium to mesenchymal transition, cioè questa transizione epitelio-mesenchimale, che è, diciamo, il punto di non ritorno della cellula in adattamento verso la neoplasia, verso la proliferazione incontrollata. Aggiungo in ultimo, e poi passo la palla al professore, che chiaramente la riprogrammazione è il fiore all'occhiello di un approccio che oggi la medicina integrata ci mette davanti. Basta da sola, ma noi la integriamo con un approccio clinico. L'accordo cioè le manca 3 a 4, cioè 3 società preconizio. Leviamo l'audio a qualche utente che non l'ha eliminato, che non l'ha ridotto. Dicevo, nell'ultima parte, quello che ci occupiamo è chiaramente di dare valore alla riprogrammazione. Quindi poi con un paziente si cerca di veicolare prima di tutto tutte quelle che sono le informazioni che supportano la riprogrammazione, e ci sono principi nutraceutici che ci permettono di farlo, ma poi di andare a lavorare sul caso specifico, andando ad evitare che si creino nuovi processi infiammatori e quindi creare nuovi processi degenerativi, e che chiaramente questo richiede un intervento metabolico ben coordinato, che richiede degli step che chiaramente riguardano l'intestino, riguardano il fegato, riguardano la matrice extracellulare, che è lo spazio di sangue e cellula. Prima nei corsi di medicina si chiamava glicocalice o sostanza fondamentale, oggi la chiamiamo matrice extracellulare, ma è dove si gioca la partita della vita, dove dal sangue arrivano i nutrienti e dalle cellule le tossine. È chiaro che oggi in questa presentazione non entreremo nel dettaglio, lo rifaremo anche in sessioni future, o private con i medici che chiederanno approfondimenti, o in quelle pubbliche che permettiamo a tutti di capire, ma oggi dobbiamo entrare più nel cuore di quelle che sono le nuove scoperte, le nuove frontiere che questo approccio sta dando,
sta prospettando per donare ristoro, e cito l'introduzione di Deepak Chopra, fatta al libro del professor Biava, Information Medicine in America, per donare ristoro all'umana miseria. E prima di passare la palla al professore e passargli la presentazione, ci tengo a sottolineare una cosa, che non solo io, non solo noi dell'equipe, ma diversi ricercatori nel mondo, dal Giappone all'America, dall'Asia fino al nord Europa, riconoscono questo ricercatore, questo uomo che ha donato tutta la sua vita alla ricerca, e lo ha fatto scontrandosi soprattutto all'inizio con tantissime difficoltà, ma in questa illuminazione è stato coerente, è stato determinato. Oggi ha messo a disposizione di tutti noi delle tecnologie, delle scoperte che stanno veramente donando ristoro all'umana miseria e sofferenza. Io ho concluso e passo la presentazione al professore. Grazie Stefano, grazie per la tua bellissima presentazione. Volevo solo far capire un attimo ai presenti come sia stato possibile, appunto, che l'idea di utilizzare i fattori che differenziano le cellule staminali potessero avere un ruolo nella... Mi sentite? Sì, sì, però di tempo. C'è qualche disturbo nel... Ok. Attiva, prof, un secondo, attiva il microfono. L'audio. Ok, perfetto. Adesso mi sentite? Perfetto. Sì, 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 professore, benissimo adesso, funziona. Grazie a lei. Scusate, grazie. Sì, volevo spiegarvi un attimo come mi è venuta l'idea di utilizzare questi fattori delle cellule staminali per... trattare innanzitutto i tumori e poi, come vedrete, altri tipi di malattie come le malattie degenerative, neurodegenerative, eccetera, eccetera. Perché altrimenti non si capisce bene come mai, appunto, c'è tutto questo filone di ricerca che, come diceva all'inizio della ricerca che ho fatto ancora alla fine degli anni '80, il primo lavoro su queste cose l'ho pubblicato su Cancer Letter nel 1988, quindi sono passati purtroppo, ahimè, più di 30 anni. E all'inizio questa idea di utilizzare i fattori di differenziazione delle cellule staminali per riprogrammare le cellule tumorali era ritenuta un'idea eretica, per cui nessuno credeva a questo tipo di approccio, e per questo ci sono voluti molti anni, perché naturalmente da quel momento in poi ho dovuto portare avanti una serie di esperimenti, da primi in laboratorio, in vitro, come avete visto, esperimenti che sono continuati a lungo, continuano tuttora ancora all'Università di Roma La Sapienza. Ultimamente, appunto, abbiamo dimostrato che questi nostri fattori sono in grado di bloccare il processo di oncogenesi fin dall'inizio del processo stesso, cioè fin dal momento della trasformazione epitelio-mesenchimale di una cellula. Quindi noi già interveniamo precocissimamente nel bloccare i processi di riprogrammazione delle cellule tumorali fin dall'inizio, e questo è molto importante, perché abbiamo fatto appunto ultimamente una pubblicazione con l'Università La Sapienza di Roma sul tumore della mammella. Bloccando il processo fin dall'inizio, si blocca anche il rischio di metastasi tumorale. Quindi siamo andati avanti in tutte queste ricerche. Come avete visto, la ricerca ha portato a capire tutti i meccanismi d'azione di blocco della moltiplicazione delle cellule tumorali. Ma volevo spiegarvi appunto perché mi è venuta quell'idea, perché a Trieste io avevo iniziato subito dopo la laurea a studiare i cancerogeni ambientali, avevo conosciuto a Trieste un professore bravissimo che è diventato direttore dell'OIARC, dell'Agenzia Internazionale del Cancro di Lione, che è la più importante agenzia del mondo che classifica i cancerogeni ambientali, il professor Tomatis. Lui era uno che ha dato origine appunto a tutta questa serie di monografie sui cancerogeni ambientali, che rappresentano il più grande patrimonio di ricerca del mondo su questi temi. Lui mi aveva mandato in regalo tutte queste monografie, le avevo lette, e una,
osservazione mi aveva molto colpita leggendo quelle monografie, che riguardava i diversi effetti che le sostanze cancerogene hanno durante la gravidanza. Se voi somministrate un cancerogeno durante il periodo in cui si formano tutti gli organi operati, ovvero dell'organogenesi, voi non riuscite mai a indurre tumori nella prole. Finita l'organogenesi, inducete tumori nella prole. La domanda era: ma perché prima no e dopo sì? Cosa succede durante l'organogenesi? Succede che da un unico tipo di cellula staminale totipotente, che è l'uovo fecondato, attraverso stadi successivi si formano le cellule staminali, si differenziano le cellule staminali pluripotenti, multipotenti, oligopotenti e così via, fino ai 252 tipi di tessuti diversi che formano il nostro organismo. Ho pensato che in quei momenti precisi del differenziamento cellulare esistessero questi fattori e che questi fattori fossero in grado in qualche modo di riprogrammare le cellule tumorali. Quindi gli esperimenti che vi ha mostrato Ciaurelli sono stati fatti in vitro già alla fine degli anni 80, inizio degli anni 90, quindi tanti anni fa. E è andato quei risultati sorprendenti di blocco della moltiplicazione cellulare attraverso la regolazione di geni diversi, cioè a seconda del tipo di tumore noi attiviamo dei geni che bloccano il tumore fin dall'inizio, come appunto nel caso del glioblastoma multiforme, vi ha fatto vedere che noi in quel caso appunto attiviamo l'oncorepressore P53 e questo va a sintetizzare questa proteina P53 che blocca il ciclo cellulare e poi fa due cose, tenta di riprogrammare i danni che sono all'origine della malignità e se i danni non sono troppo gravi e sono riparabili, vengono effettivamente riparate e le cellule si ridifferenziano e noi abbiamo visto che alla fine del processo di studio con i nostri fattori ci sono delle cellule effettivamente differenziate, che si sono ridifferenziate e però osserviamo anche la morte cellulare programmata, cioè l'apoptosi. Quindi l'esito di questi trattamenti è che una parte di cellule viene riprogrammata, ma quelle cellule in cui le alterazioni sono troppo gravi e non possono essere riprogrammate, allora vengono accesi i geni della morte cellulare e le cellule muoiono. Quindi o che muoiono o che si differenziano, l'importante è che escono dal giro della moltiplicazione. Ma poi, a seconda dei tumori, Ciaurelli mi ha fatto vedere che i meccanismi di regolazione sono diversi. Ci sono dei tumori in cui noi attiviamo fin dall'inizio l'oncorepressore P53, altri tumori invece in cui noi regoliamo in modo post-traduzionale la proteina del retinoblastoma che controlla il ciclo cellulare. In pratica, per farla breve e non andare troppo nel dettaglio del discorso, noi siamo in grado con questi nostri fattori di riprogrammare le cellule tumorali in diversi modi, farle morire oppure ridifferenziarle nuovamente. E questo adesso è un discorso che tutti accettano e questo è diventato il filone di ricerca più avanzato, diciamo, nelle terapie di differenziazione e di riprogrammazione delle cellule tumorali. Per cui in questo momento tutti questi studi sono accolti a braccia aperte, come diceva Ciaurelli, moltissimi ci stanno chiedendo lavori scientifici in questo senso e noi, se riusciamo a farli, li facciamo. Ma andando appunto a studiare meglio questi processi di differenziazione cellulare con questi fattori che noi abbiamo isolato in diversi stadi del differenziamento, che noi abbiamo studiato tutti gli stadi diversi, i 5 stadi di differenziazione, quindi da cellule staminali totipotenti e pluripotenti, pluripotenti multipotenti, da multipotenti a oligopotenti, da oligopotenti a cellule in via di differenziazione definitiva fino a cellule completamente differenziate. In ogni stadio, come aveva fatto vedere Ciaurelli, noi abbiamo preso tutti i diversi fattori, li abbiamo studiati a uno, classificandoli, sono, come diceva lui, dei peptidi, delle proteine a basso peso molecolare, e questi fattori noi, utilizzandoli in modo specifico, a seconda del grado di malignità del tumore, riusciamo a riprogrammare diversi tipi di tumore. Un tumore più differenziato come la mammella, per esempio, risponde bene ai fattori delle fasi finali del differenziamento. Un tumore molto aggressivo come il glioblastoma multiforme o il retinoblastoma
viene trattato invece con le fasi precoci del differenziamento e all'inizio del differenziamento. Prof, puoi aprire il microfono per favore? Che è un attimo saltato. Un secondo. Mi dispiace, ogni tanto perde il collegamento. Avete perso un pezzo, Stefano? Cinque secondi, prof. Cinque secondi. Cinque secondi. Va bene, scusate, ogni tanto mi si spegne, non so bene perché. Comunque, stavo dicendo che questi studi li abbiamo portati avanti negli anni 90 del secolo scorso. Quello studio che vi ha fatto vedere Ciaurelli sull'epatocarcinoma l'abbiamo iniziato nel gennaio 2001. Quindi in quel momento noi avevamo già finito tutta la parte di ricerca in laboratorio, eravamo arrivati già alla fase di sperimentazione clinica e quel caso di epatocarcinoma, che è stato lì fortunato anche, perché poi ci vuole sempre un po' di fortuna, chi ti appoggia. A Trieste mi aveva appoggiato Tomatis, mandandomi tutte le monografie dello IARC. A Milano sono stato fortunato perché c'è stato un collega che era direttore di medicina complessa, di un'unità complessa di medicina nello stesso azienda ospedaliere dove lavoravo io, che era un radiologo interventista, che era stato il primo al mondo a fare prima l'alcolizzazione e poi la termoablazione dei noduli di epatocarcinoma, il professor Livraghi, e aveva già cambiato la storia naturale dell'epatocarcinoma, aumentando la sopravvivenza da 3 a 5 anni di tutti i trattati col suo sistema di termoablazione. Quando ha visto che nel mio ospedale io iniziavo questa ricerca con i nostri fattori, era una persona molto aperta e collaborativa, è venuto da me e mi fa: senti Biava, io non credo quello che stai facendo, però siccome io tratto questi casi di epatocarcinoma e poi siccome l'epatocarcinoma è una forma di tumore che dà continui noduli e quando i noduli poi diventano tantissimi io non posso bruciarli tutti, a quel punto se tu mi dai il tuo prodotto io lo provo, e l'ha provato. E l'abbiamo provato su 180 casi di tumori primitivi del fegato, quindi un numero consistente di casi in fase intermedio avanzata dove altre terapie non erano più possibili. E lo stesso Livraghi erano pazienti che avrebbe abbandonato a loro stessi e non sapeva più come trattarli. Sono stato fortunato in quel momento perché uno dei primi casi che vi ha fatto vedere Ciaurelli, che era un tumore che aveva già dato metastasi attraverso appunto la metastatizzazione della porta, c'era un trombo nella porta, quella slide forse non l'avete vista bene, ma c'è un epatocarcinoma molto avanzato in cui si vede una trombosi della porta, e quando c'è una trombosi della porta la prognosi in questo caso, ecco andiamo qui quello lì, vedete questa qui è la trombosi della porta. E quando è così, c'è la trombosi, la sopravvivenza a breve termine di questi pazienti è molto bassa, cioè dopo 6-8 mesi muoiono quasi tutti, e invece lui dopo, fammi vedere ancora un attimo Stefano la slide, sì. Se è possibile. Allora, dopo 6 mesi... No, questo è un altro caso, scusate. Sì, sì, questo, però, questo è questo. Qui non si vede, non è stata messa. Comunque c'è una slide in cui si vede, aspetta, forse se io vado avanti qui. No, ecco, prof, questa la stiamo mostrando così, proprio a titolo di... Ah, così. Non abbiamo fatto vedere che c'era la trombosi che era chiusa la vena porta. Si riapre la porta in pratica, regredisce la trombosi, regrediscono tutti i noduli, e c'è una remissione completa del tumore. Quindi diciamo così che il tumore appunto è scomparso. Adesso non riesco più a condividere lo schermo. No, prof, quello era un passaggio che avevo fatto io sulle slide precedenti. Ah, scusa, allora posso andare avanti. Va bene, in quel caso appunto noi abbiamo avuto il 20% di regressione,
il 29% di non progressione, insomma quasi il 50%, il tumore si era bloccato e la sopravvivenza, come aveva fatto vedere Stefano Ciaurelli, era aumentata molto nei trattati rispetto ai controlli. Dopo abbiamo fatto altri casi e siamo andati avanti, ma soprattutto abbiamo, con le collaborazioni che ho avuto con altre università e soprattutto con l'Università di Bologna e quindi col professor Ventura, Carlo Ventura, in quel caso abbiamo fatto degli studi molto approfonditi sulla regolazione genica dei diversi stadi del differenziamento dovuto alle proteine, ai peptidi dei diversi stadi del differenziamento cellulare. E allora abbiamo capito un sacco di cose che in un primo momento pensavamo che i nostri fattori funzionassero solo nel riprogrammare le cellule tumorali. Invece, andando a studiare bene, approfonditamente, con l'Università di Bologna, anche le fasi iniziali, ancora prima dell'inizio del differenziamento cellulare, abbiamo scoperto che i nostri fattori regolano dei geni che sono importantissimi come geni nel impedire l'invecchiamento delle cellule staminali, e quindi abbiamo anche appunto messo a punto i trattamenti anti-aging che utilizziamo appunto per impedire l'invecchiamento. E in questo caso abbiamo studiato in modo approfondito quali geni che vengono attivati. Sono gli stessi geni, 4 geni che Yamanaka aveva utilizzato trapiantando questi geni in un fibroblasto ben differenziato e facendo in modo che questo fibroblasto differenziato diventasse una cellula staminale pluripotente indotta. Fatto bene a chiamarla indotta, perché a seguito di quella manipolazione quella cellula è sempre bloccata in una fase di moltiplicazione, e per cui alla fine il rischio è che la cellula continui a moltiplicarsi e poi possa originare un tumore. Nel caso nostro... Una sola cosa, per magari per chi non è del settore, dico il fibroblasto, quando il fibroblasto è un tipo cellulare, questo Yamanaka. Sì, il fibroblasto è una cellula del connettivo completamente differenziata. Quindi quella cellula lì non si moltiplica più. Quindi quindi Yamanaka aveva preso un fibroblasto, che è una cellula che non si moltiplica, non si divide, aveva introdotto questi geni staminali e l'aveva trasformato in una cellula staminale pluripotente, indotta alla chiamata, perché ha attivato appunto questi geni che hanno dato origine alla pluripotenza di queste cellule, e per questo lui ha vinto il Nobel nel 2012, perché la ricerca da un punto di vista scientifico era importante, da un punto di vista poi pratico non è possibile utilizzarla, perché il rischio è che appunto utilizzando queste manipolazioni poi la cellula non smette più di moltiplicarsi. Nel caso nostro invece questo rischio non c'è, perché non siamo noi a fare la manipolazione, ma l'intelligenza della vita che agisce sulla cellula. Noi stiamo utilizzando l'informazione intelligente che la vita sta utilizzando per auto-organizzarsi, per riprogrammare nel caso specifico una cellula tumorale, ma come vedrete adesso per rigenerare i tessuti senza necessità di trapianto di cellule staminali, oppure per fare dei trattamenti anti-aging. E noi con questi tipi di trattamenti, li abbiamo sperimentati più volte, li abbiamo verificati, non corriamo rischi, perché noi non facciamo manipolazioni geniche, non facciamo manipolazioni genetiche col rischio di attivare dei geni che poi non si spengono più. In questo caso utilizziamo l'informazione intelligente che la vita utilizza per auto-organizzarsi e trasferiamo una parte specifica di questa informazione di volta in volta, o per impedire l'invecchiamento, o per rigenerare i tessuti senza necessità di trapianto di cellule staminali, oppure ancora per riprogrammare delle cellule tumorali, che in realtà, come diceva Ciaurelli, sono cellule staminali tumorali, sono cellule indifferenziate, e noi le possiamo riprogrammare riparando i danni e facendole appunto differenziare nuovamente. Quindi abbiamo messo in piedi tutte queste terapie specifiche di differenziazione e riprogrammazione cellulare che di volta in volta noi utilizziamo, e le utilizziamo in vari tipi di trattamenti diversi.
perché abbiamo imparato a studiare tutti gli specifici geni che vengono attivati nei diversi momenti del differenziamento cellulare e sapendo quali geni vengono attivati, noi sappiamo che risultati possiamo avere. Quindi, nel caso del trattamento anti-aging, noi appunto attiviamo dei geni che bloccano l'invecchiamento in quanto appunto impediscono il taglio dei telomeri, cioè della parte terminale dei cromosomi che una volta che viene tagliata si accorcia di volta in volta finché dopo 50-60 moltiplicazioni alla fine le cellule devono morire perché appunto hanno perso tutta la loro possibilità di moltiplicazione. Allora, in un caso noi possiamo tenere accesi questi geni e poi riprogrammarli per differenziarli e per ottenere un tessuto completamente differenziato. Quindi, qui il discorso si fa complesso, ma cercherò di farvelo semplice il più possibile. Noi stiamo utilizzando queste terapie che la vita utilizza per auto-organizzarsi in modo specifico, in situazioni differenti, di volta in volta con obiettivi diversi o per raggiungere appunto una possibilità di invecchiamento tardivo, cioè quindi per aumentare la durata della vita, oppure per rigenerare un tessuto senza necessità di trapianto di cellule staminali, e vi faremo vedere come avviene questo, oppure ancora per riprogrammare delle cellule staminali tumorali che hanno degli errori specifici che noi andiamo a correggere e poi le facciamo differenziare in modo corretto, cioè come cellule sane. Quindi, voglio dire, utilizzare in modo intelligente questi fattori per ottenere dei risultati specifici è un discorso importantissimo che noi utilizziamo, ma non facendo manipolazioni, utilizzando le informazioni stesse che la vita ci offre. E la difficoltà che abbiamo avuto gli anni, i numerosi anni che hanno richiesto queste ricerche, 20 anni in fondo, se ci pensate sono tanti, ma noi abbiamo dovuto studiare tutto il processo che la vita utilizza per auto-organizzarsi, quindi tutti i geni che di volta in volta nelle varie fasi vengono attivati o vengono spenti, come si differenziano i diversi tipi di cellule staminali, come possiamo riprogrammare i diversi tipi di tumori, da quelli più aggressivi e maligni a quelli meno aggressivi e più differenziati, a come possiamo rigenerare un tessuto, che è la cosa più difficile. Ecco, da no, questo 5 minuti. Ancora 5 minuti? Sì, allora faccio la sintesi appunto. Per rigenerare un tessuto noi abbiamo capito che bisogna fare un cambiamento di paradigma completo. Cioè la medicina non riesce a fare questi tipi di trattamenti, queste terapie, perché è una visione molto riduttiva e riduzionista. Va a cercare le singole molecole, i singoli recettori e i singoli meccanismi di azione. In questo caso, per rigenerare un tessuto, per esempio, senza necessità di trapianto di cellule staminali, noi abbiamo capito che dobbiamo dargli l'informazione completa che la vita utilizza per auto-organizzarsi. Questo l'abbiamo capito con le cellule che vanno per prima in degenerazione nell'Alzheimer, cioè quelle dell'ippocampo. Noi abbiamo cercato di mandare in degenerazione le cellule dell'ippocampo da un lato, dall'altro abbiamo trattato queste cellule che abbiamo tentato di mandare in degenerazione e sono andate in degenerazione se non trattate, trattandole con i nostri fattori, cosa succedeva? E abbiamo visto che se noi li trattiamo con i nostri fattori, queste cellule non degenerano più, ma addirittura si rigenerano completamente. E lì abbiamo capito esattamente come funziona la vita, che è proprio l'opposto di quello che pensa la medicina attuale. Cioè noi per rigenerare un tessuto senza necessità di trapianto di cellule staminali abbiamo capito che dobbiamo dargli tutta l'informazione che la vita utilizza per auto-organizzarsi. Cioè noi abbiamo dovuto prendere tutti i fattori, cioè tutte quelle molecole che Ciaurelli aveva mostrato, che sono dei peptidi, isolarli da 5 stadi diversi di differenziazione, tenerli tutti insieme come pacchetti di istruzione, perché dovete pensare che ogni salto differenziativo è un salto quantico in cui decine, se non centinaia di geni vengono complessivamente regolate per ogni salto differenziativo, quindi in ogni
salto differenziativo, ci sono decine di geni che vengono regolati. Quindi la differenziazione cellulare è un evento che avviene perché utilizza dei pacchetti informativi, sono delle vere e proprie applicazioni che se vengono spezzettate non funzionano. Bisogna dargli un'informazione completa e precisa contenuta in ogni stadio differenziativo. Se facciamo già questo, otteniamo dei buoni risultati nella rigenerazione dei tessuti, ma risultati che erano statisticamente significativi. Cioè noi bloccavamo la degenerazione delle cellule dell'ippocampo per il 30-35%, ma se noi prendevamo tutti i fattori presenti in tutte le cinque fasi diverse del differenziamento, le mescolavamo tutti insieme e le davamo alle nostre cellule, in quel caso la degenerazione era bloccata per più dell'80%, cioè cambiava tutto. Quando io ho fatto con i neurologi dell'Università di Milano queste ricerche e loro rimanevano sorpresi di questi risultati e non capivano, quando gli ho detto: guardate che se noi vogliamo aumentare l'efficacia della nostra terapia dobbiamo prendere tutte le molecole, che sono già dei pacchetti informativi precisi, di tutti gli stadi di differenziazione, metterli insieme e darglieli, così abbiamo dei risultati migliori. Fa: non è possibile che succeda questo, perché noi dobbiamo andare a cercare invece i fattori specifici che bloccano queste molecole. Gli ho detto: facciamo così, proviamo a far così e vediamo cosa succede. Abbiamo fatto così e tutte le cellule non sono andate in degenerazione. Quindi il problema più grosso che abbiamo di fronte è, primo, il paradigma scientifico. Il paradigma attuale della medicina, troppo riduzionista, e riduttivo, ci impedisce di capire come la vita funziona nella sua complessità. Non sarà possibile mai rigenerare un tessuto dando singole molecole, ma esattamente per rigenerare un tessuto noi dobbiamo dargli, copiare esattamente quello che la vita fa per auto-organizzarsi. Quindi, per esempio, abbiamo messo appunto dei prodotti in cui sono contenute tutte le istruzioni complete perché la vita utilizza per auto-organizzarsi. Questi noi li utilizziamo per rigenerare dei tessuti. Invece, se dobbiamo riprogrammare una cellula tumorale, chiaramente questo discorso mica lo facciamo. Lo facciamo anzi quasi opposto. Noi gli diamo le istruzioni precise e più precise possibili che sono in grado di riprogrammare una cellula tumorale. Quindi i trattamenti per le cellule tumorali sono completamente diversi dai trattamenti antidegenerativi, eccetera. Sono specifici trattamenti e noi abbiamo potuto capire tutto questo perché studiando appunto tutte le fasi del differenziamento, tutti i fattori presenti nelle diverse fasi, tutte quelle molecole che Ciaurelli vi ha fatto vedere, noi le abbiamo isolate in ciascuna specifica fase. Poi siamo andati a studiare in ciascuna fase i geni che venivano attivati e disattivati, quindi un lavoro lunghissimo è stato. Dopo aver studiato tutto questo, abbiamo capito come funzionava bene la vita e abbiamo potuto dare le istruzioni precise per riprogrammare cellule tumorali che hanno programmi tutti diversi dai trattamenti antidegenerativi e rigenerativi. Quindi capite che in questo però i rischi non ci sono, perché noi gli diamo le molecole che la cellula, lasciamo libere le cellule di scegliere quelle molecole, avete capito? Perché non ci sono i rischi. Perché noi, quando gli diamo tutta l'istruzione per rigenerare un tessuto, la cellula prende solo quelle istruzioni che servono. Questo nel film che spero vediate è spiegato molto bene anche da chi è intervenuto a sostegno mio, come Burgio, Ernesto Burgio, Burigan, eccetera, hanno fatto dei bellissimi interventi in cui spiegano questo concetto, che noi lasciamo libere le cellule di scegliere e loro scelgono le sostanze che mancano. Noi gli diamo solo i pacchetti di istruzioni che loro non hanno più e con questo loro utilizzano l'informazione, quindi vedete proprio che la vita è un'informazione molto precisa e completa, e che dandogli pacchetti specifici e precisi noi possiamo passare dalla riprogrammazione delle cellule tumorali alla rigenerazione dei tessuti senza necessità di trapianto di cellule staminali ai trattamenti anti-aging. In questo modo, appunto, capite cioè, il lavoro grosso che abbiamo dovuto fare, perché noi abbiamo dovuto studiare tutti i fattori, tutte le molecole, a uno, studiare diversi fattori, andare a studiare tutti i geni
attivati e disattivati nei cinque fasi, nelle cinque stadi di differenziazione e così via. È stato un lavoro molto lungo, però siccome adesso tutti questi risultati sono pubblicati in riviste internazionali molto importanti, perché ormai hanno capito tutti che è così, e adesso non ci adesso anzi non riusciamo neanche più a scrivere con Ciaurelli tutti i lavori che ci vengono richiesti, perché non abbiamo il tempo e la possibilità di farlo. Prof, proprio per questo, ecco, secondo me sarebbe il caso di mettere al corrente un po' tutti delle ricerche che stiamo conducendo sulle lesioni attiniche e sul, sì, e sul CryoPass laser, quindi su questa, sì, tecnologia, sì, esatto, che permette di poter iniettare fattori. No, questo è molto importante. Adesso in modo estremamente sintetico, appunto, abbiamo messo a punto questi trattamenti sia per in prodotti che sono degli integratori, insomma, no? Quindi che si trovano in farmacia, ma anche nei nostri siti, eccetera, e vengono distribuiti, appunto, e vengono prescritti anche dai colleghi di Vita 365, con cui abbiamo una collaborazione ormai molto stretta. Ciaurelli è stato bravissimo, ha capito tutte queste cose, ed è uno strenuo sostenitore di questi tipi di trattamenti, e hanno degli ottimi risultati. In più, noi abbiamo avuto la fortuna anche di conoscere quest'altra persona che era venuta da me perché aveva un caso di malattia grave in famiglia, perché aveva sentito parlare che io appunto ero in grado di programmare cellule tumorali, e questa persona avevo capito che era colta, una persona che conosceva bene la medicina. Le ho chiesto cosa avesse fatto. Lui ha messo a punto un laser che si chiama CryoPass Laser, con cui lui trasferisce le informazioni, la luce laser in quel caso non serve per distruggere le cellule o queste cose qui, ma per trasferire delle molecole ai diversi tessuti, in rapporto alla potenza diversa del laser che viene regolata. Quindi con il laser noi facciamo passare queste molecole. In pratica è successo che questa persona, che era molto cara a questi, che aveva inventato il laser, aveva una malattia gravissima in fase avanzata, è guarito completamente. Allora la sorpresa per loro è stata tale che è nata una collaborazione molto intensa, e utilizziamo questi laser sia per i trattamenti appunto di tumori avanzati, oppure adesso hanno fatto uno studio che con Ciaurelli stiamo cercando di sintetizzare e di scrivere in modo bello e pubblicare, sulle cheratosi attiniche, che sono appunto delle lesioni precancerose che devono essere appunto coagulate o tolte chirurgicamente, quindi con interventi invasivi. Invece con il laser, con questo laser molecolare, appunto con i fattori che noi utilizziamo per differenziare le cellule tumorali, ovviamente, noi riusciamo a far sparire completamente tutti i tipi di cheratosi. E questo è un progresso enorme, perché adesso con un intervento semplicissimo, 3 o 4 applicazioni laser, scompaiono tutte queste lesioni precancerose. E questo è un grosso risultato. L'altro risultato è che appunto con il laser noi trattiamo anche le malattie degenerative, soprattutto, e quindi soprattutto le malattie ortopediche, artrosi, artrite, eccetera, dove i nostri fattori che noi abbiamo messo in commercio, che vengono sciolti in bocca, assorbiti appunto a livello orale, passano in circolo, eccetera, e vanno poi nei diversi tessuti, e quindi noi abbiamo dei prodotti come il Cell Integrity Brain, il Cell Integrity Edge, che utilizziamo per, diciamo così, rigenerare il tessuto nervoso o i vari altri tipi di tessuti. E con il laser non riusciamo con i nostri fattori a arrivare bene alle cavità articolari, perché la cartilagine articolare non è molto vascolarizzata. Invece se usiamo il laser, ecco che i risultati sono evidentissimi già dopo i primi trattamenti. Quindi noi possiamo impiegare questi nostri fattori, sintetizzando, sia come integratori, quindi abbiamo messo appunto integratori per i tumori, sono 2 tipi di integratori, uno spray e delle compresse. Trattamenti contro l'Alzheimer, il Parkinson, la sclerosi multipla e così via, utilizzando gli integratori, e in malattie tumorali o
precancerose o artrosi gravi che non possono essere trattate per via sistemica, li trattiamo con il laser molecolare, ottenendo dei risultati fantastici. Quindi abbiamo messo a punto una serie di interventi molto completi e complessi che utilizzano in modo specifico questi nostri fattori, e a seconda del tipo di patologia noi utilizziamo gli uni o gli altri e utilizziamo questo laser per trasferire l'informazione ai diversi tipi di tessuti ammalati. Quindi capite che progresso enorme è stato tutto questo, che non comporta più neanche interventi invasivi, no? E questo è un risultato importante, no Stefano? Ti pare? Assolutamente sì, prof. Assolutamente sì. Tra l'altro, ecco, noi diciamo che siamo arrivati un po' al tempo alla fine che ci eravamo dati, e ritengo fondamentale sottolineare una cosa che secondo me sta molto tutto, anche perché molte persone si sono unite al nostro meeting leggermente in ritardo, quindi magari hanno perso un po' il punto, il cosiddetto taking home message, no? Il messaggio da portare a casa. Diciamo che l'infiammazione cronica di basso grado può essere considerata la madre dei processi di tutte a lungo termine, questa blanda esposizione a fenomeni infiammatori, sia di carattere biologico che psicologico, può spingere il network cellulare alla lunga a riprogrammarsi, a riadattarsi, a riorganizzarsi in una chiave di sopravvivenza diversa. Questo chiaramente pone davanti a un quesito che, se cambia il presupposto patologico, cambia anche quello terapeutico, nel senso che siamo in grado di poter anche coordinare, immaginare una terapia più inclusiva, e grazie a queste ricerche che tu hai condotto per primo, si riesce oggi a veicolare quell'epigenoma, quell'ambiente esterno nelle cellule staminali che è in grado di coordinare la vita così come la conosciamo e di portarlo a ridosso delle cellule danneggiate, e questo chiaramente impone loro un cambiamento netto del network. Io faccio sempre un esempio: se io dovessi andare a una strada o in un posto, chiedo a una persona di accompagnarmi, mi può accompagnare una volta, e questo sarebbe il concetto del trapianto di cellula staminale. Ma in realtà, se noi registriamo la voce di quella persona e siamo in grado di poterla riascoltare costantemente, noi non perderemo mai la strada, ed è quello che facciamo in maniera ridondante con le cellule, in maniera tale che quel network venga stabilito, fissato. È chiaro che oggi le nostre sfide sono quelle di aumentare la biodisponibilità di fattori nel tessuto. In alcuni casi viene naturale, perché assorbiti sotto la lingua, e rispondo a qualche domanda che è arrivata, vanno diretti nel circolo ematico e quindi vanno a raggiungere i distretti, certo, direttamente. Con il CryoPass chiaramente stiamo facendo dei risultati importanti anche sulle aree meno vascolarizzate, e quel lavoro che stiamo cercando di introdurre con questi postini delle cellule tumorali, che sono gli esosomi o i cosiddetti oncosomi, cercando di, esatto, di, sì, di entrare, ecco, volevo, proprio come dei cavalli di Troia. Esatto, quindi, sì, sì. Infatti, quello che volevo aggiungere anche a questa ultima notizia che stai dando tu, e volevo dire che tutti questi trattamenti che noi facciamo vengono definiti trattamenti epigenetici, avete capito? Cioè, come vi dicevo, noi non facciamo manipolazioni geniche, ma diamo istruzioni ai geni di come comportarsi, cioè come accendersi o spegnersi, eccetera. Quindi noi, con queste molecole che utilizziamo, che sono di origine naturale e che quindi le nostre cellule riconoscono come proprie, non abbiamo mai avuto effetti collaterali di nessun tipo, perché sono le stesse molecole del nostro corpo, quelle che vi ha fatto vedere Ciaurelli in quelle slide con tutti i nomi e cognomi delle singole molecole che abbiamo individuato. Per fare quel lavoro ci abbiamo messo 3 anni impiegando lo spettrometro di massa per andare a individuare tutte le molecole che compongono il network. Ecco, dopo aver fatto tutto questo lungo lavoro, abbiamo capito quali sono i geni che vengono accesi, quali spenti, eccetera, eccetera, ed è nato il discorso importantissimo, fondamentale, dell'epigenetica. Cioè, a questo punto si è cambiato completamente la prospettiva. Solo questo è avvenuto all'inizio di questo secolo, quando hanno sequenziato tutto il genoma, e lì si pensava che dopo il sequenziamento avessimo le risposte sui problemi maggiori della vita. Si è capito che i geni da soli non sanno fare nulla. Il genoma è come l'hard disk di un computer che, se non è programmato, non sa fare niente. Chi gli dà le informazioni? Chi gli dà le istruzioni a questo hard disk? Chi gli dà il programma?
il programma glielo danno questi fattori di crescita e differenziazione cellulare che sono fattori di regolazione epigenetica. Cioè loro accendono e spengono generi in modo specifico e danno le istruzioni al genoma come comportarsi e cosa fare. Quindi noi prendiamo le istruzioni dalla vita, non siamo noi che decidiamo cosa gli diamo. È la vita che è intelligente in se stessa, non siamo noi intelligenti. Noi abbiamo capito come funziona la vita e a quel punto diamo le istruzioni che la vita utilizza per auto-organizzarsi in modo specifico, a seconda del tipo di patologie che dobbiamo trattare. Questo è il discorso importantissimo dell'epigenetica. E anche i genetisti a questo punto hanno dovuto ammettere che è così, perché loro cercavano sempre di fare manipolazioni geniche il più possibile. Ma alla fine le manipolazioni sì, sono anche pericolose, rischiose, perché adesso è chiaro che una ditta farmaceutica ha più interesse a fare una manipolazione perché costa molto di più. Per esempio adesso c'è il CRISP, no? Questo metodo di tagli e cuci specifico, tagliano diversi geni in modo selettivo, li cuce, ma questo qui comporta dei rischi, perché sono comunque manipolazioni e alla fine queste manipolazioni non si sa esattamente come possono andare a finire. Invece nel caso nostro, noi diamo l'istruzione, il programma al DNA per dirgli segui questo programma e fai quello che ti dice lui. Se devi rigenerarti, ti rigeneri. Se devi differenziarti, ti differenzi. Se sei un tumore, ti riprogrammi. Questa è la novità della cosa. E nella sua semplicità è incredibile. Ma bisognava capire tante cose, cioè che bisognava cambiare il paradigma scientifico. Perché se noi non gli diamo i programmi completi, la cellula non ha le istruzioni per muoversi. Noi dobbiamo dargli delle istruzioni che la cellula possa capire. E se noi gli diamo solo dei bit di informazione, la cellula dice, che me ne faccio di sto bit? Dammi un programma specifico, fammi capire cosa vuoi. Se noi gli diamo il programma minimo, quello di impedire l'invecchiamento, che è quello più semplice, la capisce subito. Se noi gli diamo il programma più complesso, che è quello di rigenerare il tessuto, è ancora più difficile che riprogrammare il tumore, perché il tumore noi gli diamo una parte specifica che abbiamo scelto, sappiamo quali sono in base ai diversi tipi di tumori, i programmi specifici, gli diamo questi, la cellula capisce subito. Ma per rigenerare un tessuto, qui il paradigma, infatti quando io ho detto ai neurologi con cui ho fatto gli esperimenti sull'Alzheimer, dategli tutti i 5 stadi di riprogrammazione che funzionerà, loro mi hanno fatto, ma cosa sta dicendo? Ma così non si capisce più niente. Dico, vabbè, facciamo così. Noi proviamo e glielo diamo. Poi si è bloccata l'Alzheimer. Le cellule hanno smesso di degenerarsi. Allora hanno detto, ma cosa è successo? E dico, appunto, è successo che dovete cambiare il modo di pensare. Invece che andare a cercare le singole molecole, i singoli recettori per fare le correzioni, eccetera, se avete una malattia neurodegenerativa, l'Alzheimer, ci sono un mucchio di alterazioni, cosa andate a riparare tutte le alterazioni? Come fate? Sono tante. Se voi gli date l'istruzione completa di ripararsi, si ripara da solo. E queste istruzioni sono contenute in tutti i pacchetti informativi che la vita utilizza per auto-organizzarsi. Quindi dategli il programma che la vita utilizza per auto-organizzarsi e si rigenerano i tessuti. Quindi, concludendo, i tessuti li possiamo rigenerare dandogli il programma completo che la vita utilizza per auto-organizzarsi. I tumori li dobbiamo riprogrammare con terapie specifiche che noi abbiamo imparato quali sono, a seconda anche dei diversi tipi di tumore. Quindi, in rapporto ai diversi tipi di tumore, noi gli diamo le informazioni specifiche. Se dobbiamo poi, invece, fare una terapia anti-aging, facciamo anche la terapia anti-aging sapendo che andiamo ad accendere quei geni che servono solo per momenti specifici e nell'età avanzata. Ok? Va bene? Perfetto, prof. Guarda, io giusto... credo che così sia chiaro, no? Assolutamente sì. Faccio un attimino, come ci diciamo, il taking on message, cioè l'infiammazione cronica di basso grado, quindi la perdita di equilibrio che richiede un'attivazione immunitaria e porta piano piano alla degenerazione. L'informazione all'origine della vita è quella in grado di poter sovrascrivere, riprogrammare, come hai detto tu benissimo, sì, tutto quello che poi sono gli studi che hai fatto, e soprattutto poi la riprogrammazione avviene naturalmente anche nelle nostre cellule, in processi fisiologici circadiani,
e chiaramente quindi esaltare questa capacità del corpo di saper riparare il danno fa parte dell'approccio che poi noi come equip cerchiamo di dare, considerando tutto l'aspetto, perché fino ad oggi la medicina si è occupata di un approccio, come diciamo, top down, cioè dall'esterno all'interno. Oggi quello che veramente che il professore ha consegnato all'umanità intera è iniziare a considerare l'approccio bottom up, cioè dare dignità ai processi cellulari sfruttando proprio l'informazione madre, quella che la vita stessa produce, ma che noi nella stessa vita, all'interno della stessa nostra vita, possiamo comunque tutelare, possiamo esaltare, possiamo coordinare, perché il nostro corpo è perfetto e ogni minuto con miliardi di reazioni. La parola epigenetica, per chi non è del settore, in realtà determina un concetto molto semplice: la capacità di coordinare l'espressione del nostro DNA senza di fatto toccarlo. E tutto quello che ruota intorno a noi oggi, più studiamo, più ce ne accorgiamo, è in grado di poterlo fare. Esiste la nutrigenetica, ad esempio, come gli alimenti come il DNA risponde agli alimenti, o la nutrigenomica, come gli alimenti modificano il DNA. E questo chiaramente ci apre, come dicevo all'inizio, a un'idea molto più inclusiva di questa medicina, e dove i fattori di riprogrammazione, le scoperte del professore, non sono solo una nuova prospettiva, un nuovo squarcio che si apre nella ricerca, ma un'indicazione a tutta la ricerca intera di iniziare a considerare l'ambiente intorno alla cellula, iniziare a considerare quello che accade intorno alla cellula, che è quello che lo determina. E concludo facendovi pensare in maniera molto lineare: se si genera un processo infiammatorio, la cellula va verso una via, ma è anche per il contrario, nel quale noi possiamo ispirare il processo opposto. E quindi con uno stile di vita sano, con alcuni punti strategici che il nostro corpo sa esaltare, l'abbiamo studiato negli ultracentenari di tutto il mondo, perché alla fine siamo finiti lì, a quei popoli che non si sono mai parlati, ma fanno tutti le stesse cose, e questo chiaramente può essere un approccio totale, che i numeri ci dicono, orientativamente, un euro investito sulla prevenzione sono 23 euro risparmiati sulla cura. E chiaramente siamo oggi più che mai molto sensibili a questo aspetto, e quindi questi numeri devono rappresentare un inizio di una nuova divulgazione scientifica che noi cerchiamo di fare costantemente nei nostri incontri, al di là poi di quello che è il concetto specifico, un modo nuovo di intendere la medicina, un nuovo modo di intendere la terapia, e di cui il professore si è fatto sicuramente la figura scientifica più importante a livello mondiale. Lui non lo dirà mai, ma è richiesto dalle università più importanti, dal Giappone all'America, e questo chiaramente ci auguriamo tutti che lo spingerà al Nobel. Per tutte le domande, e questo non lo dico solo io, visto che l'ha detto anche Ervin Laszlo prima, all'inizio della presentazione, prof, infatti prima poi di salutarci la rimanderemo, così ci saluteremo con quella. Per qualunque domanda clinica, equipe@biavaclinica@vita365.it, per qualunque bisogno di approfondimento clinico e studio potete consultare tranquillamente il sito vita365.it, e poi chiaramente qualunque altro evento verrà comunicato. A settembre ripartiremo con tutta la campagna di informazione specifica area per area, e chiaramente ti lascio l'ultima parola, prof, e poi mando il video, perché non tutti lo hanno visto, si sono aggiunti dopo. Ma cosa mandi il video adesso? L'intro della tua presentazione. Quindi saluta tutti, e poi mandiamo. Adesso è tardi, no? Sì, lo so, ma sono entrate tante persone che non l'hanno potuto vedere. Vabbè, allora se lo volete vedere. Vabbè, poi comunque lo trovano anche sul vostro sito, no? Giusto? Sì. Il film. Assolutamente. No, il film, diciamo che questo regista ci ha messo l'anima e il cuore, insomma, l'ha fatto veramente con una grande passione, e lo devo ringraziare davvero, perché si è innamorato di questo argomento e ha capito che bisognava divulgarlo. E quindi diciamo che alla fine mi ha fatto estremo piacere. Sono rimasto un po' perplesso quando sono andato in un cinema a Firenze e mi sono visto al cinema. Ecco, questa volta mi ha sorpreso un po' perché allora, non pensavo. Prof, io direi. Tutto quello che hai detto ci sarà modo di riascoltarlo, perché poi la registrazione verrà rimandata. Ma veramente un grazie da parte mia e da parte di tutti quelli che t'hanno ascoltato. Grazie a voi che siete stati qui anche di più del tempo previsto. Abbiamo avuto qualche ritardo all'inizio, grazie. Ma tu non hai idea di quante persone hanno l'obiettivo di sentirti parlare, di ascoltarti. Quindi ecco, oggi è stato un grazie da parte mia, che è sempre una grande opportunità di ascoltarti, da parte di tutti. Grazie a voi, grazie a tutti voi, grazie mille. Una buona serata a tutti, e andiamo e mandiamo l'ultima parte del video di presentazione del video. Ok, magnifico. Perfetto. Buona serata a tutti. Grazie, ciao. Io penso che è un scoperto, più che mai è un scoperto epocale.
cambia la nostra concezione, non solo della medicina, della salute. Nel nostro ospedale era già considerato un grande ricercatore, una grande persona di riferimento, proprio per queste ricerche che tutto sommato erano fra le più importanti a livello internazionale nel senso della ricerca scientifica. L'intuizione straordinaria è che pensò che all'interno e del primo trimestre, quando cioè avvenivano la differenziazione degli organi, ci potesse essere qualche cosa che determinava lo sviluppo normale della vita. Noi non siamo solo un corpo, siamo prima di tutto informazione. All'origine della vita c'è un'informazione intelligente che dà origine a tutte le cose che appaiono nel nostro universo. E che la materia è quello che appare ai nostri sensi, ma la realtà è informazione. Quello che è stato geniale nel tentativo di Pier Mario Biala è quello di cercare in tutti i modi di dare di nuovo le informazioni corrette. Prevenzione da un lato, terapia dall'altro, sono due vie complementari. Planck, che parli della biofisica quantistica, in una conferenza quasi alla fine della sua vita, a Firenze ha detto queste cose. Io ho studiato per tutta la vita la materia, devo dire che alla fine la materia non esiste, quello che esiste sono delle particelle che vibrano e trasferiscono l'informazione. Quindi alla fine di tutto c'è l'informazione. E noi siamo essenzialmente informazione, quindi